Ciao a tutte e tutti e bentornati a Just Life. Come promesso oggi Enrico Maria Bellucci ci darà consigli super pratici per coltivare e o aumentare la nostra autostima e il nostro benessere psicofisico. Nello specifico ci spiegherà come avere fiducia in noi stesse, cosa fare per rafforzare la nostra autostima e alla fine, attenti, ci sarà una buona notizia. Curiose? Curiosi? E allora sentiamo Enrico Maria Bellucci. Allora, per avere fiducia in se stessi c'è una cosa imprescindibile. Dobbiamo sapere chi siamo. Dobbiamo conoscere noi stessi a 360 gradi. Dobbiamo conoscere tutto il nostro organismo, mente e corpo. Noi siamo composti dal corpo e dalla mente. E molto spesso non sappiamo niente né del corpo né della mente. Ok? Per sviluppare un'autostima, se non l'abbiamo sviluppata precedentemente, è fondamentale cominciare a capire chi siamo e cominciare a vedere qual è la tara che utilizziamo per soppesare gli eventi della vita. Che vuol dire tara? Io dico sempre che la vita è una questione di tara, no? La tara della bilancia. La tara è quella che ci fa capire se la bilancia sta sullo zero assoluto e quindi ci consente di pesare correttamente i cibi, o è spostata in avanti e indietro e quindi li pesa poco o troppo. Se noi non siamo consapevoli della tara con cui soppesiamo gli eventi della vita, cominceremo a dare peso, troppo o poco, a eventi che invece hanno un altro peso oggettivo. Ok? Quindi, per coltivare l'autostima, il benessere psicofisico, è fondamentale capire la tara con cui soppesiamo noi stessi e gli altri. Per lavorare sulle nostre tare, che oggi si chiamano anche nel mondo della mindfulness, sulle nostre credenze errate, no? Sulle credenze che ci portano fuori strada, come se noi avessimo una bussola, ma fossimo vicino al triangolo delle Bermuda e il nostro ago cominciasse a segnare sud invece che est e ovest invece che nord. È ovvio che ci sentiamo persi, cominciamo a prendere fischi per fiaschi e la nostra autostima, se è già carente, scende. Per sviluppare l'autostima, il benessere psicofisico o qualunque altra skill, come si dice oggi, è necessaria applicazione, come in tutti gli altri campi della vita. Solo che per qualche strano mistero questo concetto è molto chiaro a tutti per quanto riguarda le varie skill, appunto, no? Dove imparare a usare il computer, dove imparare a fare, a guidare, a fare qualunque cosa. Quando si tratta di noi stessi ci sembra assurdo doversi dedicare tutti i giorni, anche con piacere magari, perché non è che stiamo spalando il carbone, stiamo guardando dentro noi stessi. Se non ci dedichiamo a questo, non è neanche senso lamentarsi che non ci sentiamo bene, non ci sentiamo a nostro agio. La scusa non ho tempo fa ridere, perché 9 volte su 10 è una stupidaggine e una volta su 10 è vera, e quello è il caso più grave, perché se uno ha costruito una vita in cui non ha tempo, non dico 15 ore al giorno, 20-30 minuti per se stesso, per dedicarsi al proprio percorso, e quindi che sia meditare, leggere un testo che stia indicato, che possa aprirci delle finestre, dei spunti di riflessione, fare yoga. Se uno non ha tempo per dedicarsi a quello di cui ha bisogno, come fa a lamentarsi dell'assenza di quello di cui ha bisogno? Cioè, uno ha poca autostima, ok, si affida a qualcuno, ok, poi bisogna farlo il percorso, no? Altrimenti io voglio imparare a cucinare, va bene, ti insegno, però poi a casa non voglio mettere a perdere tempo, allora chiama Justine, vai a McDonald's. Cioè, non c'è una scelta giusta o una sbagliata, va bene mangiare con McDonald's, va bene mangiare Justine, l'importante è non lamentarsi. Cioè, questo, l'eterno conflitto tra il volere qualcosa e non avere voglia di dedicarsi a quella cosa. E non è una questione alla giapponese, ci vuole la sofferenza, il dolore. No, non ci vuole nessuna sofferenza, nessun dolore. Ci vuole voglia di dedicarsi alle cose che riteniamo importanti. E se noi, appunto, non partiamo da un punto solido, un punto saldo, che siamo noi stessi, e le nostre capacità, e anche il fatto che daremo il massimo, e se quel massimo non basta, non possiamo neanche dannarci. L'importante è riuscire a dare il massimo. La buona notizia, che è sempre la stessa per tutti i problemi della vita, è che alla fine tutto dipende da noi, che l'ultima parola è sempre la nostra e che abbiamo sempre il potere di spezzare queste catene invisibili che legano il nostro corpo, la nostra mente, la nostra anima, il nostro spirito. Sinceramente non penso ci sia molto da aggiungere. Vorrei condividere con voi però una cosa che mi disse proprio Enrico un po' di tempo fa, che mi ripeto quando le cose non vanno troppo bene e quando perdo la fiducia in me stessa. E cioè,
che ogni momento è sempre valido per ricominciare e per cambiare il corso delle cose se non ci vanno bene. Perché fondamentalmente non c'è nulla di immutabile e definitivo. Ed ogni giorno possiamo iniziare ad essere la persona che vorremmo essere. Proprio per questo vi consiglio veramente di seguire Enrico Maria Bellucci e vi lascio tutti i suoi link e le sue pagine social qui sotto nella descrizione del video. Con Enrico torneremo presto a parlare di altri temi ed anzi, se avete argomenti che vi stanno a cuore, suggerimenti, scrivetelo nei commenti del video o potete mandare un'email direttamente a canalejustlife@gmail.com. Anche questi riferimenti li trovate nella descrizione in basso. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Se vi è piaciuta questa puntata mettete like qui sotto e seguitemi anche sulla mia pagina Instagram dove troverete ulteriori informazioni e approfondimenti sul benessere. E ricordate, questo è Just Life, perché semplicemente di vita e di benessere parliamo. Qualunque strada.